Beh, per me sono stati 9 mesi, veramente tanti, è veramente stato emozionante perché mi sembrava, ho vissuto le stesse emozioni di quando ho fatto l'esordio in B praticamente. Avevo un po' di Addirittura. paura, sì, è stato molto, molto, molto attesa come situazione perché avevo paura, ripeto, che potesse succedermi qualcosa. Perché è una questione mentale, poi dopo i primi 20 minuti si è sbloccato tutto e è andata alla perfezione. Abbiamo preparato questa partita e le ultime 10, non tanto sotto l'aspetto tattico, come diceva Totora, ma proprio sotto l'aspetto caratteriale, che penso che è stata sempre una cosa mancante in questa stagione. Tutti quanti ci siamo resi conto di essere in una situazione dove prima, riuscivamo a mettere in campo questo atteggiamento e prima venivamo fuori da una situazione che poteva essere pericolosa, ecco. Beh, naturalmente all'inizio non mi aspettavo sinceramente di giocare assieme a Gabriele. Poi dopo il mister ha trovato questo modulo ed ha funzionato bene, anche perché con la mia esperienza e visto le condizioni anche fisiche, e io sono rimasto un po' più bloccato, guidando anche un po' Gabriele nei movimenti in fase di non possesso, che penso che nella partita di sabato sia stato fondamentale. E poi dopo la competizione c'è sempre nel calcio, quindi io sono felice, è un ragazzo che sta facendo molto bene, quindi sono felice per lui perché lo merita. Playoff. Ma io rimango sempre con i piedi di piombo, ti ripeto, visto che sa, venerdì eravamo a 3 punti dai playout, continuo a dirti che in questo momento la priorità rimane la salvezza. Una volta raggiunta la salvezza, visto anche le partite che hai, tutto può succedere. Io ho ancora un altro anno e ti dico la verità, a 34 anni non ho ancora pensato a cosa fare perché ho voglia di giocare. Bravissimo. Quindi Bravissimo. quando arriverà che sentirò che non ce la faccio più, penserò a che fare. Ma ad oggi ho voglia di stare in un campo da calcio e dare calcio a tutti.